succede, bisogna essere chiari, tanto sono tre, segnaci, banana, e sono indicate con dei numeri, la 52, la 65 e la 156, sono le particelle con la quale l'abbiego ha avuto, per la quale l'abbiego ha avuto l'autorizzazione via, sì, valutazione impatto ambientale, tre particelle, di cui sulla 52 c'è stato, si è ricavato l'impatto. Nella 65 si è accolta che è un'area comune non divisa a più proprietari perché c'è un fabbricato ed è definita area di colpa al catasto. Si accorge di questo e aveva previsto delle opere accessorie. Si accorge di questo e chiede la variante. Chiede sta variante e dice: io tutte le mie opere, anche accessorie, non le faccio più sulla 65 del comune non divisa, li faccio nella 52 e nella 165. Ok? Per favore, guardate quel foglio lì dove ci sono le particelle, vedi dove è la 165, quanto è distante dal bacino di Abbani. Guardala, guarda la 52. Allora, cosa fanno questi? Siccome nella 52, che ormai è occupato dal bacino, non ci possono stare tutte le opere accessorie, vanno ad occupare la particella 56 che non è di proprietà dell'ambiente. Inglobano nell'area della discarica porzioni di strada comunale che non vengono rivendicate dal comune di San Marino. Tu hai perfettamente ragione a sentire quello che stai dicendo, però quello che tu stai dicendo io l'ho già consacrato in un atto che sto dicendo, e l'ho preso atto e l'ho messo nei motivi aggiunti, dipartimenti, ambiente, in mezzo allo stesso punto, l'occupazione della funzione del terreno naturale. A terra qua si invita questa amministrazione regionale a svolgere con l'occasione anche gli opportuni accertamenti di già sollecitare da questa amministrazione in ordine all'occupazione della strada comunale, occupazione della strada comunale senza alcuna autorizzazione né concessione da parte dello spirendente che risulta ricompreso nel perimetro delle strade. L'ho rivendicata la regione, io l'ho fatto un mezzo messo, ma ripeto, ma c'è autorizzato la regione, noi non sapevamo mai. Ma cosa? La variante è autorizzata. Addirittura il titolente, scusa, è stato sospeso la sospensione dei lavori, ha fatto il 7 gennaio. A me mi è stata notificata, mi è stata portata con il 17 gennaio. Dopo 20 giorni, c'è una cosa che comune si dice, nel momento in cui adottano un provvedimento di sospensione, se la discarica non c'è un cazzo, non c'è un comune di scalace. Fate la parte, non ce l'hanno comunicato. Allora, siamo per... allora dobbiamo fare per equalizzare la nappa ufficialmente, in modo tale che, come è legge che dovrebbe venire a fare, deve riferire la regione Francia, no? E vorrei che fosse per equalizzare, però non è tutti noi sindaci nell'utilizzare queste cose, queste situazioni, e chiedere con forza, solo alla luce di queste situazioni, di ritirare, di revocare questa precedente autorizzazione. Quindi la viabilità, che non è garantita tutto l'anno, mi pare evidente, no? Se oggi volevano andare a comprare le cose, non si sarebbero arrivati. Il fatto della mancata acquisizione da parte delle assessere il fatto che ci sia stata occupazione, il terreno comunale, il terreno privato, no? Sono già praticamente motivi che dovrebbero giungere la regione Calabria e le corrette correnti sono vengono proprio subito ogni anno che questa sede, la regione Calabria e non certamente il sindaco di Sarajevo a revocare questo terreno provvedimento. Va bene? Ha commessato questa violazione, ma lo deve sapere dal momento in cui va per dire se è valido o non è valido, quindi come motivo davanti al suo giudice naturale. Due, come l'ho letto nella lettera, non c'è dimenticato alla regione, per la lettera che tutte le volte fa copia, certo, e qui io ho già chiesto alla regione, sono bastevole queste violazioni per indurla a revocare. Lo faremo con forza in base di quell'altro, tutto va bene, e poi c'è il caso, di, siccome lui mi deve aspettare quel provvedimento amministrativo per cui chiede, sarebbe quello che è ha cercato incomputabilmente questo aspetto dell'occupazione della strada comunale, e che invece rimane in piedi il problema amministrativo, cioè che è il responsabile del servizio alla luce di questi tipi di situazioni, di questo accertamento immutabile,
perché lui è il buono padre di famiglia. Cioè, non è lui, ma è il più grande, è il più grande. Una piccola precisazione, visto che erano presenti altri sindaci nella riunione del 21 dicembre, mi sembra 20 dicembre, si era parlato di strada comunale, di lavori abusivi, di tombini, di sconfinamento del piazzale dell'Abieco direttamente sulla strada comunale Capoferro Cordarella, che era stata traslata. Oggi apprendo con piacere che il sindaco di Scalacelli finalmente, dopo parecchio tempo, ripeto finalmente, ha deciso di rivendicare la proprietà della strada. Ci sono delle richieste precise fatte all'assessore Paloccoli della minoranza. Uno riguarda dei lavori abusivi effettuati, quella dei famosi pollini A, B e C che ancora aspettiamo, quella del famoso certificato di destinazione urbanistica che comprende anche la particella numero 56 se non erro, che aspettiamo pure. Poi aveva fatto una proposta, se non sbaglio, l'assessore Palocco, quella di nominare l'ingegnere Terenzo per queste verifiche che faceva l'Arpacan. Mi conferma? Di nominare l'ingegnere Terenzo. Scusa, l'ingegnere Terenzo è un bene nuovo, a me personalmente. Addirittura io posso fare a me questo è il mio nome. Basta che è stato richiesto un certificato. È stato messo il certificato. C'è un rinvio al giudizio. Adesso questi sono problemi che bisognerà il giudice penale. L'avvocato medico del Fiorengo è stato inviato all'inizio e non lo abbiamo visto, no? Perché ha dato all'ufficio tecnico che aveva dato quel certificato, gli ha dato praticamente accusato di averlo passato, di essere un falso. C'è un processo penale in atto e quindi sarà la magistratura a dire se effettivamente quel certificato è falso o non è falso. Il comitato a discarica del progetto, non so che si voleva portare la discarica perché la Munera aveva il tempo opportuno che si trovava in ambito comune e io penso che assieme si possono fare gli obiettivi. Diciamo forse il sindaco si dimenticano nella strage più penso, potrei anche sbagliare, ma penso che sia arrivato a fissare dei controlli sulla discarica di anche su segnalazione fatta da questa amministrazione, non dico delle date, ma giusto un piccolo passaggio, l'antico insegnamento del 1 dicembre con il nostro l'assessore del punto dopo fare diciamo chiarimenti tra le zone e il comune che rientriamo meno nella zona della regione per quanto riguarda l'accesso alla strada comunale, se chiarite che non è la regione. Quindi c'è una richiesta di servizi per quanto riguarda l'approvazione di un progetto addirittura non plenare ma PND. Chiedo la mia e la volontà del sindaco ci siamo espressi in modo negativo all'autorizzazione a fare questo tipo di opere pubbliche. Da quel diniego all'Abieco, l'Abieco ci ha comunicato ugualmente che loro avrebbero potuto percorrere la strada e se dovevano subire dei danni ci avrebbero dei danni comunque.